Non è per far fanatico, ma certe volte gli inquilini di un palazzo non si rendono conto di che significa il portiere. Sì, pensano che con la mancia a Pasqua e una a Natale risolvono il problema. Ma il portiere non c'ha solo una guardiola, c'ha pure un'anima. Tanto è vero che piange, ride e si innamora come tutti i cristiani. Anzi, parliamoci chiaro, c'ha tante anime per quanti sono gli inquilini. E un'anima nuova, per esempio, mi è capitata con la signorina Paleari, che ha comprato l'interno 2. Invece all'interno 5, marcia nuziale. Dopo tanto litigà, la sora Ines e il sor Attilio si sono sposati. La signorina Carla e il sor Aldo seguitano a andare d'accordo. Un amore felice, se non fosse per fatto che il sor Aldo è sposato. Sì, sua moglie sta in America, ma sempre moglie è. Anche Pino, il fratello di Carla, si è sposato e ha fatto de Brescia. Gli è già nato un ragazzino un po' prima dei 9 mesi regolari. A me mi è toccato di fare girovago per i bassi fondi di Roma per ritrovare il figlio de Browner e il dottore del cervello, che poi con l'aiuto del sacerdote dell'interno 3 l'avemmo rinchiuso in una comunità di quelle che recuperano i drogati. Ma la peggio cosa è che la sora Matilde, che da sempre è la passione mia, proprio nel momento che avevamo trovato un po' di felicità, si è vista casca addosso al marito, quello che stava in Sicilia e che è la causa di tutti i guai suoi. Proprio lui, il padre segreto di Rosa, la ragazzina che sta con me, quella che la madre, una povera contadina ingannata da quel delinquente, mi ha mollato qui come un pacco postale. Dico padre segreto perché sto fatto non lo sa nessuno, dato che io mi sono cucito la bocca. Insomma, sto mascalzone, a forza di supplicare, è riuscito a convincere la sora Matilde a tornare con lui e a piantarci qui a Roma soli. E così io e Rosa abbiamo cambiato carattere. Ci siamo immalinconiti. Sono finite le belle risate della volta. Chissà perché il Padre Eterno ha deciso che devono sempre essere anime buone a salvare anime cattive. Ma perché non si possono salvare da sole o sprofondare l'inferno? Buongiorno, signora. Buongiorno. Grazie. Doveva toccare proprio a Matilde dannare a chiappare per i capelli quel delinquente di suo marito. Bentornata a casa. Ti aspettava all'aeroporto. E io ti ho mandato la macchina. Sono contento di rivederti qui. Mi fa piacere. Non mi sembri molto entusiasta. Te ne stai lì, lontana da me. Quasi avessi paura di scottarti. Ti bruciasti. Perdonami. È l'emozione. Non ci speravo più di rivederti in questa casa. Ci avrei giurato. La prima stanza dove entrò era quella di quando aspettava il bambino. Si ritrovò in mezzo a quelle cose che allora erano speranza di felicità e che invece furono solo delusione e dolore. La culla, i vestiti, i giocattoli, tutta roba che era rimasta lì a aspettare quel ragazzino
che non era mai sceso dal paradiso. Perché non parli? Scusami. Ho bisogno di ambientarmi, di ritrovare la vita che avevo dimenticato. Abbi pazienza. Cerca di essere un po' gentile come si ti riesce. Ma cosa fai ancora? Non ti pare che stai bevendo un po' troppo stasera? A stanotte. Vieni a dormire nel mio letto. Matilde! Matilde! Apri, Matilde! Apri, Matilde! Che fai, Matilde? Apri! Questa non è la tua camera da letto. A casa mia non ci sono camere da letto per donne sole. Questa è la nostra camera da letto, Matilde. Ma come, ricominciamo da capo? Sempre la stessa storia. Fai il tuo dovere. Sei mia moglie. Salvami, Matilde, in nome di Dio. Aiutami. L'hai giurato. Davanti a tuo Dio il giorno delle nozze. Aiutami. Aiutami. Aspetti, ecco. Grazie. Ci sono notizie della signora Matilde? Ma se è partita solo da 10 giorni. Certo, non c'è da preoccuparsi. Ci mandi Rosa, eh? Se possiamo esserle utili. Grazie. Ma quando è che torna? Subito torna. Sì, ma insomma, quando torna? Un giorno me l'ha detto lei. Allora, cioè, domani. Domani o anche oggi. Meglio, no? Qualcuno potrebbe dire, ma chi gli ha fatto fa? Ma lei era nata così. E adesso ogni volta che usciva, subito l'occhi di tutti addosso come fosse una bestia rara.
Dio mio, aiutami tu. Manda via queste donne. Perché? Devo parlarti. C'è la camera nuziale se tieni i segreti, come per tutte le mogli. Io non ho più stanza nuziale. Mandale via, ti prego. Se non è cosa segreta o importante, puoi parlare davanti a loro. Va bene. Come vuoi tu. Che cosa hai detto di me qui in paese per giustificare la mia partenza? Il tuo abbandono. Che cosa hai detto? Perché? Oggi, quando sono uscita, per tutta la strada era come se fossi esposta in una gabbia. Hai ragione. Sei in una gabbia. E se non vuoi restare in questa gabbia, non devi uscire più di casa finché non sei tornata ad essere mia moglie. Da tutti i punti di vista. Servi tuo marito, dormi con lui e tieni la bocca cucita. Qui sei a casa mia, tra la mia gente. Che tu hai ezzato contro di me. Hai inventato magari che ti ho tradito. Che ho infangato il tuo onore per giustificare la mia partenza. Non hai detto la verità. Non hai detto che sei un assassino. Via! Via! Fuori tutte e due! Via! Perdonami. Perdonami! Ti chiedo di salvarmi! Ti ho sacrificato tanto per aiutarti, per perdonarti. Ma tu vuoi soltanto vendicarti. Vuoi uccidere anche me come hai ucciso nostro figlio. Quando mi hai picchiata e mi hai fatto abortire. Parla male dei ricchi da oggi in poi. Un momento, vengo. E che accidenti? Portiere? Arrivo, eccomi. Ma che vi abbiamo fatto credere? Un momento. Eccolo. Andiamo. Scusi tanto, sono la signora Paleari, la nuova inquilina dell'interno 2. Prego, prego, tanto mi ero appena addormentato. Buonasera. Pensavo che dormissi, appena mezzanotte. Io sono rustico, signora mia, sai, io vado a letto quando ci vanno i gallini. Allora, doppie scuse. Se figuri. Venga, si offende? Ah, mai di fronte a sei proposte. Non ho le chiavi del portone, capisce, ma da domani mattina stia tranquillo. Non si preoccupi, se ogni alzata notturna si risolve così, io sto a disposizione. Un portiere come lei bisognerebbe inventarlo. Straordinario. Lei. Troppo buona. Grazie, buonanotte, grazie. Ragazzi, ma come mai ancora sveglia a quest'ora? Perché ridono tanto? Si vede che hanno vinto all'otto. Chi sono? Quelli dell'interno 2? Quante 10.000 lire sono quelle? So 5-10.000 lire tutte insieme. Matilde ce l'aveva sempre. Già. Però non gli sono bastate per scriverci una cartolina. Su, adesso dormi, eh? Buonanotte. Alberto, guarda le tortorelle. Hanno gli occhi. Intanto, piangendo e ridendo, era passato un mese. Ormai il Sorpino era diventato un padre gagliardo. Alberto. Collaudato. Tortorelle? Com'è possibile che non gli piacciono? Sono così belle. A un mese, come pensi che capisca le tortore? Per lui sono roba che si muove e fa rumore. Lo spaventano. E poi, di la verità, te le sei comprate con la scusa sua per giocacce tu. E per far impazzire me a pulire la gabbia. Amire, a me mi sembra una cosa giusta. Almeno il giorno che vi trovate in difficoltà, gli tirate il collo e ve magnate. Oh, ma che te passa per la testa? Sarà che io sono tipo pratico, ma per me la roba che si può mangiare è meglio sempre mangiarla. Io andavo a caccia per questo da giovane. Ma anche a voi vi piacciono queste tortore? Ma no, sono bellissime. Beh, per non disturbare Alberto dovresti metterle fuori dalla finestra, verso il giardino. Lo sai che faccio? Le porto in terrazza.
Così quando c'è un po' di tempo l'ammaestro pure. Gli faccio mangiare il grano sulla mano. Ma non era meglio se mi facevi un vestito a me? Te lo regalo io un vestito. Così bisogna sempre di grazie all'altro. Amire, ammazza, non ti va mai bene niente però, eh? Anzi, se non gli date voi una carmata ci penso io. So pure troppo, Karma. C'ho sonno. Vado a dormire. Azia, andateci voi a chiamarla perché se ci vado io invece della festa d'Alberto famo il funerale di Mirella. A te ti piace Mirella? È molto carina. Sì, ha un carattere diverso dal tuo, ma se ne stai vicino, se sei comprensivo. E poi ora ha il trauma del parto. Oh, ammazza, come siete complicate voi donne. Ma perché uno si deve sposare per forza una donna? Un fionzo può far da solo. Non credo proprio. A proposito, come va con Alberto? Comincia a piacerti di più? Sì, non dico di no. Mi preoccupa un po' il fatto di non poterci parlare. E poi sta sempre in braccio a sua madre, appena lo vio io strilla. Però io voglio più bene. Non mi sento più un padre snaturato come prima. Oh, non ti riesce proprio di far un sorriso a te, eh? E di che devo ride? Abi, Mirella è a sto modo, gli piace di dormire. Se vede che c'è il sangue nobile nei vini, come la povera sorella mia, è nata per fare regina. E invece è stata allevata da uno sfasciacarozze disoccupato, pora fia. Te ci vorrebbero i brillanti a te, eh? Oppure il maggiordomo che gli serve. Me ci vorrebbe da sta sola senza nessuno che mi rompe, chiaro? Ecco, così abbiamo fatto la festa d'Alberto. Nessuno vi propone soluzioni miracolistiche. L'eroina è un nemico subdolo che aggredisce proprio nel momento in cui si è più fragili e sulla vostra disperazione gli spacciatori si arricchiscono. Per questo ci odiano e odiano voi che tentate di uscirne. È una lotta faticosa che non si vince se non si è convinti. Niente forzature, niente imposizioni, ma il rispetto della volontà di ciascuno, rimettendo a voi la libertà di scelta. La droga, l'eroina hanno molti alleati nel mondo di oggi. L'emarginazione non è un incidente casuale, ma il prodotto di una società malata. Una società corrotta, fatta di trafficanti, spacciatori, i cui interessi materiali sono i veri nemici della vostra volontà di salvarvi. Occorre la vostra collaborazione, il vostro coraggio, se si vogliono ottenere dei risultati. E se accetterete di essere aiutati, cercheremo insieme non soltanto di salvarvi dall'eroina, ma di restituirvi quella solidità spirituale che serve per difendersi dalla droga come da qualsiasi altra malattia. Al fuoco! Al fuoco! Sta bruciando il magazzino! C'è del fuoco fuori! Calma, calma! Attenzione, attenzione! Non fate resto la porta! Calma! Aiutate la signora! Presto! Sergio! Dove vai? Sergio! Dottor Browner! Dottor Browner, cosa fa? Sergio! Sergio! Venga, andiamo! Siete stati presi di mira dagli spacciatori. Sfortunatamente di gente pronta a questo tipo di lavoro se ne trova quanta se ne vuole tra malavita e drogati. Lo so. Lei non può cedere così, abbandonare proprio adesso. Mio figlio è di nuovo con i teppisti, con i suicidi. Perché non dovrei abbandonare? Io invece credo che il mio posto ora sia qui. Oh,
Caro Pietro e cara Rosa, ho sentito il bisogno di scrivervi sin dal primo giorno che sono arrivata qui, ma solo oggi trovo il coraggio per farlo. Sai da dove vieni? Dall'isola di San Giacomo. E qua c'è la scatola magica. Ti piace? Pietro e Rosa carissimi, avevo trovato il coraggio per scrivervi, ma poi ho strappato tutto. Adesso ci sto riprovando, ma ho paura che sia difficile per me spiegarvi e per voi capire. Forse è meglio che mi dimentichiate e che io sparisca per sempre. Vede, non è la prima volta che va a scuola, eh? È intelligente, sa leggere, scrive. Conosce anche i numeri. Prego. Grazie. Ecco, vede. Questa è la sua pagella. Guardi. Lei è il padre? Diciamo che sono una specie di San Giuseppe. Non vuoi stare con me? Senti, Rosa, cerca di capire. Io non mi posso rimettere a fare scuola all'età mia. Che figura farei davanti a tutti questi ragazzini? Senti, Rosa, facciamo così. Adesso andiamo a giocare con gli altri bambini. Poi, se proprio non ti va di stare a scuola, ti riporto a casa. Lei ora se ne va senza voltarsi indietro mai. Così io e Rosa restiamo qui e quando ritorna ci trova più felici e sorridenti. D'accordo? D'accordo anche tu? Buongiorno. Ciao. Vieni. Au, è difficile far padre. Per tenerla tranquilla mi toccò rifare con Rosa tutti i giri che aveva fatto con Matilde, a cominciare dal giardino zoologico. È sempre a vuoto. Non mi va più. Ma che te prende adesso? Mi ci hai voluto portare tu qui a mangiare. Su, un'altra forchettata, dai. Non ti sta bene niente. Non c'è voglia di studiare, non c'è voglia di mangiare. Erano più buoni quelli di quel giorno con Matilde. Non parlare a bocca piena. Ecco, mi strilli perché non te la puoi dimenticare neanche tu. Ho provato in tutti i modi, non ci sono riuscita. Rosa non lega con nessuna delle sue compagne. Quando fa i compiti li fa più che correttamente. Ma per la maggior parte del tempo è assente, distratta. Se la interrogo, risponde soltanto se ne ha voglia. Se le dico di scrivere, decide lei di scrivere o di non scrivere. Io la consiglierei di farla vedere da uno psicologo, se le posso dare un consiglio. Di la verità, ti è antipatica la maestra? No. Non ti piace studiare? No, mi piace. Allora, perché a scuola non vuoi scrivere, rispondere, né giocare con gli altri bambini? Non lo so. A cosa pensi quando sei a scuola? A Matilde. E non a Pietro? Sì, anche a lui. Pietro però sono sicura che quando esco lo vedo. E vorresti vedere anche Matilde? Non sei la sola, sai. Anche Pietro e anche io avremmo piacere di rivedere Matilde. Comunque, ora facciamo una cosa. Pietro resta un momento qui da me per una iniezione e tu scendi giù e controlli tutti quelli che entrano ed escono dal portone. Te lo rimando subito, Pietro. D'accordo? Vieni. Ciao, tanto lo so che non gliela fa l'iniezione. Allora, dottor, che mi dice? Come lei sa già benissimo, Rosa ha dei problemi caratteriali, aumentati e aggravati da complessi di abbandono, di insicurezza e solitudine. Aveva qualcosa che le è stata tolta bruscamente, qualcosa che assieme a lei le completavano attorno il triangolo, il cerchio protettivo dell'affetto. Per la prima volta nella sua vita aveva l'impressione di avere una famiglia che ora non esiste più. Pietro,
Vuole veramente bene a Rosa? Ormai dipendo da lei, dottor. Senza Rosa non ci avrei vita. E proprio per questo non capisco come quella... neanche Enrica, neanche Mezza. Forse la signora Matilde sta peggio di lei e di Rosa. Fu a sto punto che persi la pazienza. I triangoli goddulati non stanno in piedi. Io sta famiglia che non esisteva la dovevo sciogliere. Tanto Matilde era condannata in Sicilia e io qui a Roma. Dovevo dargli un taglio netto, per Rosa e pure per me. Dicono che quando uno è arrivato al massimo dopo non soffre più. Rosa, hai posato la bambola? Perché devo posare la bambola? E che ci sta a fare sta pupazza insieme a noi, se non c'è la signora Matilde? Così quando viene Matilde trova tutto in ordine. Andiamo giù a fare i compiti, eh? Che bel mestiere, fare il barbiere, di qualità, di qualità. Tutti mi cercano, il piccolo, il tuo, solo il facciato della città. Della città, della città. Il ragazzo che stava alla guida ha perduto il controllo della vettura. Era sotto l'effetto di una dose di eroina. È morto sul colpo. L'altro, il superstite, anche lui senza documenti, è in condizioni disperate. Meglio così. Proprio 2 settimane dopo il funerale del figlio del dottor Browner, da Boston, dall'America, la moglie del Soraldo chiamò suo marito. Ma non fu la solita telefonata di buongiorno, buonasera, come stai? Sono contenta che stai bene. Ho voglia di Roma e ho bisogno di parlarti. Il giorno preciso non lo posso sapere adesso. Penso il mese prossimo, forse verso la fine. Torni prima, allora? Sì, prima del previsto. Hai tutto il tempo per organizzarti. Che intendi? Per che cosa? Come per cosa? Beh, cerco di immaginarlo. Tanto tempo da solo. Sempre solo. Con chi dovrei essere stato? Ma sì, certo, ne parliamo a Roma. E poi devo organizzarmi anch'io, no?
Non mi chiedi nemmeno come sto? Perché? Qualcosa non va? Ma no, era un gioco. Uno scherzo, niente di serio. Volevo prenderti un po' in giro. Non vedo l'ora di rivederti. Anch'io. Abbiamo un mucchio di cose da dirci. Lavora bene. Grazie. A presto. Ciao. Fu subito macello. Il Solardo parlò con la signorina Carla e quello che si erano scordati tutti e due per tanto tempo ritornò a essere un problemaccio. Grazie. E il signor Aldo? Ho preferito venire da sola oggi. Vuole sempre vendere la trattoria? Non è che voglio, gliel'ho detto, è che sono stanca alla mia età, capisci? E oltre ai 3 ettari di terra c'è anche la cucina. Comunque una decisione qualcuno la doveva prendere. Qualche volta tocca all'uomo e qualche volta alla donna. Buona. Vieni qua. Ah, sorella, lo sai che queste tortore sono pure spiritose? Io quando gli faccio vedere il grano e poi non glielo do, fanno finta di niente e me cagano su una mano. Senti, Pino. Ci verresti in campagna con Mirella, Alberto e le tortore? E con Aldo? No, senza Aldo. Gli torna la moglie, eh? Mm. E te non ci vuoi sta? Oh, sei l'unico che mi capisce. Andiamo in campagna. Avverto Mirella. Ma con quali soldi? Vendiamo casa. Già ho trovato. Allora è una cosa di Brescia. Meglio così. Questa è l'ultima volta che ci vediamo, Aldo. Io le dirò tutto lo stesso. Così soffrirà anche lei. Ma insomma, non posso voler bene a uno e poi decidere di chiudere quando voglio, prima che finisca tutto a pezzi. Forse non mi vuoi bene. Ok, non ti voglio bene. Se ti va meglio così. Che pazzia. Pazzia, ok? E basta con questo ok, che non è roba tua. Carla, non possiamo buttare via tutto. Io ti voglio bene. E non mi faccio fermare da niente. Da me sì. Rimettiamo le cose a posto, dammi retta. Tra 6 mesi non te ne ricordi nemmeno. E neanche io di te. Già, e se poi non succede? Facile, secondo te. In ogni modo, io non voglio. Torna da tua moglie, per favore. Lasciami in pace. Intanto nel palazzo c'era un po' di maretta e qualcuno protestava per il viavai dei tanti uomini diversi su e giù dall'interno due. La signorina Baleari era tanto simpatica, ma gli piaceva un po' troppo la compagnia maschile. No, bene. Buongiorno, signora. Pietro, ma che ore sono? Sono quasi le 10, signor. Ma si rende conto? Mi rendo conto, sì. Mi sono alzato stamattina alle 6 per l'uscita Ottoni. Ma che è successo di tanto grave per svegliarmi all'alba? Mi scusi, ma ci stanno certi inquilini che si lamentano per il chiasso, per il movimento, la musica fino a tardi. Ma lei li mandi a quel paese, no? Io posso pure provare a dirglielo, ma lei deve capire che pure loro ci hanno ragione, insomma. Senta, Pietro, lei lo prende un caffè? Eh? Io ne prendo pure due, però lo fa lei. Vabbè. Venga. Non faccia caso al disordine. Sai, ieri sera abbiamo fatto tardi. Lo so. Torno subito. Faccia.
Ho il zucchero, ce lo mette? Niente, grazie. Saranno 10 anni che non mi sveglio più a quest'ora. Peccato, se perde il sacco di sole. Però guadagno tanto buio, Pietro mio. Beh, che cosa vogliamo fare con questi inquilini che non dormono? Invitiamo anche loro. Io credo che non abbiano più l'età. Sono quelli dell'interno 5. E allora? Bisognerebbe cercare di fare un po' meno ghiasso, se è possibile. Cercherò di mettere la sordina ai miei amici. È contento? No, per me non c'è problema, se figuri. Saranno contenti loro. Che cosa le succede, Pietro? La vedo giù di giri. Non mi piace vederla così. Nemmeno io mi piace quando mi guardo allo specchio. Ah, lo vuole un bicchiere di spumante? A quest'ora. Sapesse quanto aiuta. In certi casi. Ma... Allora a me mi ce ne vorrebbe una botte. Ma io la voglio allegro. Se potessi, volentieri. Mi sta così simpatica lei. Allora, li rassicuro. Ah sì, certo. Però lei rassicuri anche me. Sorrida. Perché? Sarebbero state così bene in campagna. Sei stata tu, eh? A fa che? A convincerlo. A me mi piace di stare a Roma. Eppure a me. Beh, cercatevi casa subito allora. Questa è venduta. Sei ricco adesso. Un sacco di milioni. Ma Carla, mi devi capire. All'età mia vive in solitudine. Con un ragazzino lontano dalle scuole. Invece se andiamo a Montesacro, da Ozio De Mirella. E sti 4 soldi cerchiamo di farli fruttare. Ma sì, certo, hai ragione. Sei sposato. Devi vivere per conto tuo. Sono io che ho sempre la mania di decidere per tutti. Adesso non te la pia così. Mi dispiace. Non ti voglio vedere così nervosa. Stai tranquillo, mi passa. Mi conosci, no? E poi forse mi fa bene stare un po' da sola. Ehi. E intanto cercate di essere felici. Almeno voi due. Bene, può andare. La ringrazio. Bene, ragazzi. Bene. Marisa, io vorrei... Ti prego, per favore, ho bisogno di dormire 3 giorni e 3 notti. E poi ci raccontiamo tutto. Dai, che andiamo! Era ora. Mettici la bella carta, hai capito? Eh? E appena quell'altro. Mi dà un fiore come piace alle ragazze? Certo. Queste sono le chiavi. La signora che l'ha comprata in Kenya dovrebbe arrivare tra 1 settimana o 2. Che gli devo dire, signorina mia? Mi dispiace. Vieni, prendi. E sta attento a attraversare, attento! Arrivederci. Arrivederci. Ciao Rosa. Per me è questo. Arrivederci, Turbino. Grazie di tutto. Ciao.
Tieni per Alberto. Grazie. Ciao, Rosa. Ciao. Ciao, sore. Vieni a trovare ogni tanto. Se capita. E tu, se hai bisogno di me, il numero dell'ufficio ce l'hai. E così, sotto l'occhio del Sorardo, la signorina Carla e suo fratello se ne andarono pure loro. E ognuno per la strada sua. Abbiamo parlato poco da quando sono tornata. Non hai mai voluto? Sembra quasi che tu abbia paura. È vero. Ho paura. Io non ti amo più. E neanche tu mi ami più. Di la verità. Ti voglio bene. E molto anche. Ma hai ragione. Non è più come una volta. Forse non c'è mai stato un amore vero fra noi. Se sono bastati pochi mesi di lontananza per incrinarlo. Siamo diventati amici troppo tranquillamente, non ti pare? Sì. Senza drammi. E anche senza grandi dolori. Per nessuno di noi due. Spero. Hai incontrato un altro? Come forse tu hai incontrato un'altra donna. Sono tornata per ripartire subito. È un tuo collega? Io non ti ho chiesto niente. Volevo capire perché sei cambiata. Non aspettavo che ti cambiare, evidentemente. Come tu non aspettavi che di restare solo. Allora del nostro matrimonio non resta niente. No, perché? Ci sono stati momenti molto belli, pieni di slanci, ma adesso si sono esauriti. Non ho più voglia di fare l'amore con te. Non lo hai notato. Ma non ne hai sofferto, grazie a Dio. Come me. Per fortuna la tragedia è evitata. Quando riparti? Appena possibile. Devo prima sbrigare certe pratiche all'università per il trasferimento all'istituto di Boston. Sei certa di star bene in America? Sei sciupata? Niente di importante. Il clima e il tipo di lavoro. Forse l'emozione di questa nuova storia. Ti prego soltanto di una cosa. Fra poco ci lasceremo. Forse per sempre. Anche se non facciamo l'amore, cerchiamo di essere allegri. Di divertirci. Ti chiedo troppo? No. Posso invitarti a cena fuori stasera?
Vattene via! 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 Sei una natura malata, corrotta senza speranza. Le tue lacrime valgono quanto le tue risate e la tua volgarità. Che cosa intendi fare? Continuare a insultarmi? No! Non resterò un minuto di più in questa casa. Tu dimentichi che dormendo in questa casa ha annullato tutti gli effetti della nostra separazione legale. Ti proibisco di lasciarmi. Provaci e ti denuncio per insulti e percosse. Ti trascino in tribunale, scoppierà uno scandalo. Dovrai giustificarti anche per quell'aborto. Ma è una storia vecchia, sono passati 15 anni. Cosa vuoi ancora? Ci sono i testimoni. Il medico, le domestiche. Riuscirò a farli parlare, vedrai. Ma perché, Matilde? Io ti voglio bene. Tu mi vuoi bene. Perché? Perché vuoi rovinarmi? Resta qui. Resta qui con me. Sono già tanto ridicolo. Rosa? Rosa? Eppure l'ho accompagnata io fino al cancello. Non è entrata, mi dispiace. Oggi a scuola non è proprio venuta. Grazie. Prego. Che gioco è quello che fai? Uno. Come si chiama? Non si chiama. L'hai inventato tu? Perché non fate anche voi un bambino come Pino e Mirella? Perché no? Sarebbe un'idea. Si può tentare. I miracoli non finiscono mai. Vai ad aprire tu? No, vado io. Ah, è lei, Pietro. Si accomodi. Grazie. Andiamo. Scusate tanto il disturbo, Pietro, non lo dica più, per favore. Grazie. Ma che me vuoi far morire? Per fortuna che la signorina dell'interno 2 ti ha visto entrare qua dentro da sti signori. Ma perché non sei andata a scuola? Perché non ci vado mai più. E se io te ci porto a schiaffoni? Segretario di Stato Scholz, il ministro della difesa Weinberger e il consigliere alla sicurezza nazionale McFarlane. Stabilito in particolare un netto rifiuto a qualsiasi concetto. Chi è? Prossimo appuntamento con il... Chi è? Sono tornata poco fa. Come sta, Rosa? Non ho avuto pietà della sua commedia. Non è riuscita a trattenermi né con le lacrime, né con le minacce. Era tornata. Stava a tornare sereno. Oh, buongiorno signorina.
Ha visto Pietro che i temporali passano? Da quando è tornato Allegro tutto il palazzo si è illuminato. Ehi. Ma lo sa che non avevo più voglia di uscire per non vederla con quella faccia appesa. Addirittura. E certo. Triste lei, tristi tutti. Ah, grazie signorina. Che spumante ha usato per farsi tornare il buon umore? Ha ragione la maestra, ci voleva proprio lei. Io non so buono queste cose, sono ignorante. Non è questione di me o di lei, è questione di tutti e due insieme. Hai finito il problema? Ne ho fatto anche uno che mi sono inventato. Brava. Certo che c'è una passione per la matematica. Se va avanti questo passo, questa diventa capocciona importante, glielo dico io. Ciao, Basilio. Ti è, due peperoni. Ah, grazie. Ecco, guarda, ci stanno anche un po' di cipolle. Un po', mazza. Ova e formaggio. Pure. Ecco qua, c'è un conietto fresco, fresco. Ah, aspetta un attimo, Ecco, c'è pure un boccione d'aceto, ti è. Come stai, Basilio? Bene. Mo andiamo dal Papa. Ah, beata te. Vieni anche te, brutta teaccio. No, Rodolfo, guarda chi si vede. Quante partite a bocce e 3-7 mi ho fregato. L'erba cattiva non muore mai. E che ci potevo fare, scusa? Con un'anima venduta al diavolo come la tua. E zia Natalina? È accorata. Perché ci pensate voi, Dorotò? Sì, ti saluto. Fai che si riempie la chiesa con la Natalina. Buongiorno, e poi vado a fare il missionario in Africa. Buongiorno, signor. Ha portato le munizioni da bocca. Arrivederci, Basilia. Arrivederci. Torni presto. Basta, basta con questi saluti. Papa ci sta aspettando. Arrivederci, Dorotò. Ciao, Basilio. Ciao, Pietro. Vai col coro, dai, autista, parti. La vita è fatta a scarpette. C'è chi se caccia e c'è chi se emette. Buongiorno. Augusto Persetti. Sta al bar, io so Pino, il nipote. Venga con noi. Il tempo di cambiarmi. Guarda, io devo andare via, dovrebbe arrivare una macchina. Vabbè, non ti preoccupare. Fammi un piacere, fai una telefonata a me. Sì, ne. Quando torni? Non lo so. A Giovanni, più le telefonate, io torno subito. Vabbè. È stata una speculazione sbagliata su certi quadri del 600. Come sarebbe a te? Questo uomo ha tentato una ricettazione di quadri rubati in alcune chiese del Veneto. Gli è andata male ed è tornato a fare quello che ha sempre fatto. Il trafficante di auto rubate. E sordi mia? Fumati, mio mio. Bruciati. Usati per comprare quei quadri. Ma quelli erano sordi puliti. Soldi di mio padre. I soldi dell'appartamento che ci aveva lasciato a me e a mia sorella. Tu non li puoi aver buttati così. Quando dice male, mio mio. Dice male. Ma allora io non c'ho più niente, manco una lira. Mi sono rimaste 4 macchine sfasciate. Nemmeno quelle. È tutto sotto sequestro. Sto delinquente, ladro, assassino! Ma io l'ammazzo, te li faccio, mi sputo a tutti i soldi, l'ammazzo! Mi scarcerate? Guardi che il suo è soltanto un fermo in attesa di accertamenti. E intanto dormo qua e non so niente di quello che succede a mia moglie e a mio figlio, per non parlare di mia sorella. Ma è possibile che oltre al fatto di averci rimesso tutti i soldi mi tocca pure stare qua dentro?
Andiamo in ordine. Cos'è questa storia di quando lei faceva parte della Mondial Security? Era un lavoro come un altro. Poi c'ho avuto la sfortuna che mi hanno aggredito. Qualcuno l'ha segnalata come frequentatore abituale delle corse dei cani. Ma quale abituale? Ci andavo ogni tanto con mia moglie, quando eravamo fidanzati. I biglietti ci rimediava su zio. Vede, se lei si facesse tornare la memoria su quelli che hanno assaltato la banca, gli organizzatori, voglio dire, i capi, se lei era il basista... Ma come, questi stanno ancora a parlare della banca? Gli dica a quel fio della mignotta dello zio De Mirella, perché è lui che va raccontato sta cosa. Che io in banca ci ho guadagnato soltanto un figozzo in testa. Perché allora ha dato le dimissioni dalla Mondial Security? Per motivi familiari. Come sarebbe a dire? Avevo scoperto una cosa. Quale cosa? Una cosa che riguarda mia sorella e un certo signore, uno che si chiama Aldo. Cavoli mia, fatti privati che non riguardano la delinquenza. E che cosa riguardano? Il fatto che sono stronzo. Un disgraziato. Io lo conosco bene. È un ragazzo forse un po' immaturo, ma onesto. Eppure era socio di un noto ricettatore. Sì, noto a voi altri, ma non a lui. Per lui era soltanto lo zio di sua moglie. E secondo me l'hanno messo in mezzo. Desidera? Come desidero? Desidero entrare. Ma guardi che lei si sbaglia. Ha controllato bene l'interno. E come no, il 14. Il mio. Ma allora lei è Pino. Io so Pino. Ma allora è uscito prima di quanto pensava Mirella. Ma Mirella non ci sta. Si accomodi. No, no, grazie, non fa niente. E dove è andata? Non lo so. Ci ha fatto affittare l'appartamento dal padrone di casa e è partita. Col pupo? Sì, col pupo. E dove? Non so, a me non mi ha detto niente. L'ultima volta che l'ho vista è stato quando le abbiamo dato la buona uscita, venerdì scorso. Mi ha solo lasciato una lettera per lei. Tante volte capitava. Caro Pino, io non c'ho il coraggio di dirti queste cose in faccia. E allora è meglio se ci prova a scrivetele. Io sono una disgraziata, magari, ma c'ho bisogno di essere tranquilla. Con te... Scusa se te lo dico, non ci siamo mai voluti tanto bene. Mio zio mi ha convinto a sposarte perché eri de buona famiglia, ma non andavo d'accordo con nessuno. E poi c'è pure il fatto di Marcello, che è uno che conosco da prima di te e che gli piace di vivere come piace pure a me, tale e quale, senza sta a pensare a niente. Quando t'hanno preso è venuto subito a trovarmi. Era un po' che non ci vedevamo, ma come se siamo visti è ricominciato subito tutto. Allora, siccome lui c'ha una Giulietta con la roulotte, avemmo deciso di partire, di annarsene, pure con Alberto. Perché vedi, a essere sincera, non so se Alberto è figlio tuo o De Marcello, anche se somiglia più a lui che a te. E allora ho pensato che nel dubbio era meglio se restava con me, che almeno su sua madre sicura. A Pino non ci resta male. Ci sono restata già tanto male io quando mi sono accorta così tardi che Marcello l'amore mio. A me mi pare meglio così. Tanto manco a te te ne frega molto di me. E se non ci fosse stata la storia del ragazzino, manco mi avresti sposata. E avresti fatto pure bene. Te saluto, Mirella.